Ciao a tutti amici, oggi vi parlerò del motore a spazzole, sempre della lavatrice. Praticamente abbiamo sempre quattro morsetti sul motore della lavatrice a spazzole. Queste sono le spazzole, questo dentro è il rotore, questo qua che si vede girare. All'interno e questi due sono gli avvolgimenti dello statore, sono uno e uno due che si vedono, sono degli avvolgimenti avvolti per così. Allora, adesso vi faccio vedere subito uno schema di come è fatto. Allora, queste due sono le bobine dello statore e questa qua è la bobina che è avvolta sul rotore, quello interno. E qua è dove si appoggiano le spazzole. Le spazzole si appoggiano su questo collettore e fanno contatto sulla bobina del rotore. Praticamente dall'ingresso dove c'è il 220 è tutta una serie. Allora, ho fatto anche uno spaccato per farvi capire un po' come è fatto dentro. Questo motore funziona sia in alternata e in continua, può invertire il senso di marcia, ma non invertendo la fase qua sul 220, neanche se fosse una 220 continua o un 50 volte in continua, anche invertire il senso di marcia, poi ve lo farò vedere, anche invertire le polarità di più e meno non inverte il senso di marcia. Per invertire il senso di marcia, allora bisogna fare così. Allora, mettiamo che questo motore è alimentato da qua. Qua c'è il 220, qua c'è il 220, 220, 220. E le altre due polarità, la fine della polarità dell'avvolgimento va collegato alla spazzola. Invece di questo, la sua fine è questa e va collegato così. Così il motore girerà in un senso. Ok? Qua ci attacchiamo 220. Qua ci attacchiamo 220, qua ci attacchiamo 220. La parte opposta, dall'altra parte opposta entra nelle spazzole e girerà in un senso. L'unico sistema per farlo girare nell'altro senso è alimentare, staccare il filo qua, staccare il filo che va alla spazzola qua, alimentarlo da qua, cioè dalla parte opposta degli avvolgimenti, e portare alle spazzole gli altri due fili. Cioè questi andranno portati questi e qua andrà staccato e alimentato. Qua andrà staccato, andrà alimentato il 220 qua e questo va portato alla spazzola. Qua andrà alimentato il 220 e questo andrà staccato e andrà a attaccarsi questo qua alla spazzola. Questo è l'unico sistema per fare invertire il senso di rotazione. Farlo con i relè è un bel circuitino a farlo con i relè. Allora, cosa hanno fatto? Hanno semplificato, i costruttori hanno semplificato, hanno portato solo quattro fili qua alla morsettiera. Qua c'è spazio per altri due, ma è la tachimetrica che non c'è più, che manca, il contagiri diciamo che viene, manca, perché ci sarebbero due fili in più, che sono questi qua del contagiri, che qua manca. Hanno fatto un sistema di questo tipo, hanno fatto la serie dei due statori, dei due avvolgimenti dello statore, e il rotore l'ha messo dopo e qua l'altra polarità. Facendo così, cosa succede?
Adesso vi faccio vedere l'esempio come è collegato adesso. Adesso è collegato con quel cavallotto qua, centrale, e girerà in un senso. Infatti, sarebbe questo collegamento qua. Con quel cavallotto qua sono 1, 2, 3, 4 morsetti. Ok? Per invertire il senso di marcia, bisognerà staccare quel cavallotto qua, che è questo. Staccare questo, che era l'avvolgimento di prima, che andava qua, portarlo sotto, e questo attaccarlo qua e fare quel tipo di collegamento qua. La fase io adesso l'ho portata di qua e il cavallotto l'ho portato da qua, l'ho portato di qua all'altra parte. Facendo così il motore gira in un altro senso. Ora vi farò vedere. Ok, lo ricollego come prima, il cavallotto in centro. Ok. Ora lo alimenterò con un alimentatore da banco in continua. Ok, ho attaccato un nastro nero così vediamo il senso di rotazione. E adesso lo alimento in continua, sono 20 volt, e vediamo che gira in questo senso. Ok, sempre a destra. Inverto la polarità. Ok, vedete che gira sempre a destra. Forse si vede meglio così. Facciamo girare anche più piano. Destra e destra, non c'è verso da farlo girare nell'altra direzione. Se io faccio quel collegamento che vi avevo spiegato prima, ok, ora girerà sempre dall'altro verso, nell'altro verso. Avete visto? Anche invertendo la polarità. Dunque, bisogna per forza cambiare, il senso dell'avvolgimento vero e proprio. Per cambiare la velocità di questo motore, bisogna cambiare la sua tensione, rispetto ai motori asincroni trifase o monofase o sincrono monofase, che per cambiare la sua velocità bisogna cambiare la frequenza. Con questo, bisogna cambiare la tensione. Ora vi farò vedere a cambiare la velocità. Terrò sotto controllo la velocità. Allora, alziamo un po'. Siamo a 778 giri. Le 5 siamo 2002. Siamo 4004.
così siamo a 4007. Così siamo a 5003. A 58 volt. Poi andremo a vedere i giri su con la tensione di rete 220. Andiamo a attaccare anche il nostro strumento, così vediamo la potenza e gli ampere, i watt e gli ampere. Adesso mettiamoci sui volt, 219 volt. Vado a mettere la spina. Vado a mettere la spina. Vediamo subito 1,32 ampere, 1,35, 280 watt, 283 watt. Andiamo a vedere i giri. Siamo a 17.000 giri. Vedete quanti giri che fa? Perché adesso non è sotto carico, comunque 17.000 giri. Altre cose da dire su questo motore non ne ho. Andiamo a vedere le caratteristiche del motore. Allora, il motore è un 13.000 giri, vabbè, a vuoto siamo arrivati a 17.000 perché non c'è il carico, 2 ampere di carico che si può caricare il motore e 420 watt. Noi avevamo misurato 270 qualcosa watt a vuoto e una corrente di 1, qualcosa ampere a vuoto. Dunque i dati dovrebbero essere quelli. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E arrivederci alla prossima col motore quello trifase, sempre della lavatrice. Lo vedremo funzionare con il suo inverterino e vedremo molte più cose.